In vista del 14° congresso mondiale di Cartagine a Mamet, la Confederazione Italiani nel Mondo ha scelto la Città dei Templi per la sua conferenza nazionale d'Italia. L'incontro, dal tema Gli italiani nel mondo e la democrazia digitale, si è tenuto al MacPestum Hotel, alla presenza di numerosi esponenti politici e del mondo dell'associazionismo, tra cui Angelo Sollazzo e Federico Conte, presidente e vicepresidente CIM, e il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli. Il tema dei servizi digitali è utilizzare le opportunità che le tecnologie ti danno per dare servizi sempre maggiori ai milioni di cittadini italiani all'estero, vecchi o nuovi che siano. È un modo per farli sentire più vicini all'Italia e un altro per garantire un miglior funzionamento dei nostri servizi, che comunque sono dovuti a cittadini, ma anche quello di arrivare ai tanti discendenti che non lo sono ancora ma che ne hanno diritto, e quindi dal momento che possono divenire cittadini, farli sentire tramite la tecnologia più cittadini è una cosa importante. La Confederazione Italiani nel Mondo è la più grande organizzazione degli italiani all'estero, presente in 33 nazioni con oltre 2.000 strutture tra associazioni, federazioni ed enti nazionali, e mira ad andare incontro alle esigenze di coloro che per svariate ragioni hanno lasciato la propria terra e i propri affetti, cercando di tenere sempre viva la connessione con i loro paesi d'origine. Non a caso è stata scelta Pestum, in provincia di Salerno, per ospitare la conferenza della CIM. Dal Sud Italia, infatti, sono stati tantissimi negli anni a lasciare la propria terra per mettere radici in posti lontani, senza però mai perdere la connessione con i propri paesi natii.